Eccoci qua, siamo live. Beviamo un po' d'acqua. Un lacero, 19 anni. Serve un esterno destro, mi serve. Zammarini, Ciccio, esterno destro. Proviamo su Ozunas dal primo minuto. Bega, piede destro, Castrovilli, piede destro, io proverei Trubin, no però questo è sono 23 anni, 18 anni. Ah, ce l'ho però, sta bene, così così lo metterei titolare. Moduli, questo, tattiche. Come si chiama? Allora, stile difesa, ripiega. Equilibrato. Pressing sul primo controllo. Pressing una volta persa palla. Proviamo. Ampiezza li voglio più larghi. Profondità così. Palla lunga, no. Manovra veloce. Possesso palla. Equilibrata. Palla lunga, quello si muove. Ampiezza. Perché? Dormono qui, giocatori in aria. Non ha capito, ma ci dormono. Così. Angoli. Così va bene. Punizioni, così va bene. Qua. Ruoli. Capitano Barison. Punizione corta col lago. Eh? Punizione lontana col lago. Perché tutto col lago? L'arcio, ma bastava dirlo che era dietro di te, ma però che statistica, quello che ho combinato il paio, si lasciamo con l'ado, angolo da destra, guardate effetto. Angolo da destra, vabbè lasciamo così, va. Istruzioni. Asce. Allora. Asce, ampiezza bilanciata predefinita. Rimani centrale. Gioca largo. Pizza bilanciata preferita. Inserimenti offensivi. Inserisciti alle spalle. Attacco misto. Trasferire alla squadra. Falso 9. Inserisciti alle spalle. Intercettazioni. Moderate. Cerca sempre di intercettare i passaggi in maniera aggressiva.
La soluzione è agevole, probabile conquistare palla, cerca di intercettare i passaggi solo se c'è una chiara possibilità di conquistare palla. Lasciamo questo. Supporto in difesa base, predefinita. Rientra per dare una mano. Rientra in difesa. Rimane in avanti. Lasciamo questo. Sono tutte equilibrate per forza. Allora, gioca come attaccante. Se ti attacco, partecipa all'attacco. Resta dietro. Intercettazioni predefinita, intercettazione aggressiva. Ma lasciamo così. Ok. Allora, in classifica siamo 18esimi, buono. Vabbè. Proviamo. Questa sarebbe la Juve Stabia. Notizie gol, vediamo se quest'anno l'hanno attivato. Oh, vediamo. Cos'è sta cosa sui rigori? Buono. E piove. Sotto la pioggia, non certo le condizioni ideali, molto dipenderà dalla tenuta del terreno. Un saluto a tutti da parte di Piero Gimbardo, con me c'è sempre Stefano Nada. La bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio Pini, in arrivo per noi qui su EA Sports. Partita che promette di regalare emozioni dall'inizio alla fine. Pronti per questo match di campionato che promette grande cosa. Se siamo 10. Conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente non l'ha colpita con la fronte piena, ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Quello di oggi è un match tra due squadre che non hanno nulla e si ritrovano nelle zone basse. Una vittoria. Se no, Castrovilli. Respirare. Dai, insericiti. Ah. Occhio al contropiede. Bravo. Ah, insisti però. Sì, scelta giusta. Buona posizione. Chiudi. Bravo. Collado. Castrovilli, devi dimostrare qualcosa, Castrovilli. Perché esce qua? Oh. Pallone perso. Dai, esce. Usa bene il fisico. Bravo. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. Chi è quello? Perché si è mandato quello? Bravo, dobbiamo spaccarsi. Può ricevere la braccia interessante. Già no, chiudi. Senza problemi, bravo Di Gregorio. Palla consegnata agli avversari. Collado non è che incanti più di tanto, eh. Cross in mezzo. Bravo. Palla che viene rilasciata in avanti. Può colpire da lì. Mamma mia, meno male che c'è Di Gregorio. Occhio al tocco in mezzo, che parata. Se fate un passo magari. Ah,
Ok. Ehi. Palla riconsegnata agli avversari. Vabbè, va. Interrompe bene l'azione, no, intercettando il lancio. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Rimasto il bottone schiacciato. Ma recupera, Acero. Perdono palla banalmente. Non ci devono farsi vedere con l'ado, Acero. Attaccare Shea. Avanza verso la porta. Può metterla in mezzo. Prova a calciare. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Castrovilli. Ha impedito una rete sicura all'attaccante. Era già pronto a esultare. Bello, peccato. Ah, e beh. Ultima gara in trasferta che li ha visti uscire sconfitti, oggi avranno sicuramente voglia di rifarsi. Ma anche 4-1, 5-1. Cerca di imboccare per il compagno. Bello, Almici. Una grandissima parata questa. Grande Almici. Come sottolineato anche dal guato del pubblico. Calcio d'angolo battuto palla in mezzo. Perché collado di qua? Tempo da lupi, pioggia incessante che può complicare la vita delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni. Dai, assisteremo più a lanci lunghi che a giocate palla a terra, viste le condizioni del campo. Ma che cos'era? Così così questo. Meno male che ce l'hanno ridato. Bello. Qualcuno in mezzo? Ah, vabbè. Zidane il portiere si chiama. Lo voglio il portiere Zidane. Chi c'è lì? Taccar. Tieni là. Passala. Tira. Mamma mia. Ma uno che non riesce a chiudere, è possibile? Bravo. Attenzione, difficoltà qui, attenzione. Acero. Chi c'è? No, lì. Amba. Può avvicinarsi alla porta. Vediamo cosa fa ora. Prova la botta. Mamma mia. Grande di Gregorio. Faremo una statua a fine campionato. Corner in aria. Palla che resta in zona pericolosa. Mamma mia. L'acqua dentro. Collado, secondo me lì non va bene. Piede sinistro. Acero. Tante giovane. Mettiamo un esterno sinistro. Obega. Pasa. Monachello. Aspetta, allora. Strizzo l'attaccante, questo attaccante a trazione sinistro. Io devo provare Paz da quel lato lì. Collado e Paz. E provare a invertire, attaccare e esce. Proviamo. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara.
adesso. Ma lì c'è sei. Può colpire da lì. Palla vagata. Fatti buttare per terra però. Michel. Si abbassa a caccia di un pallone giocabile. Può ricevere una posizione interessante. Occhio alla conclusione. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Il Liverpool ha dunque ufficializzato il suo nuovo acquisto, mettendo fine a una serie di voci che si erano rincorse nelle ultime settimane. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Contrasto pulito. Bravo Paso. Aspettalo, cavolo. Cross respinto. No, vabbè. Assolutamente meritato questo. Sono d'accordo Pierre, ma solo questione di tempo. Go stupido. Già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Avanza, palla al piede. Taglia al centro. No, di testa. Comoda uscita da Car. Non di testa. Al Michi. Legge bene la traiettoria qui. Porca puttana. Riuscire. Dai, oh. Attenzione perché è pericoloso. Alla messa dentro. Bravo qui l'attaccante. Oh, in due eravate, eh. Ma vaffan. Qui per aumentare il margine e portarsi a più due sugli avversari. Come gol. Abbiamo assistito a un'altra partita, se avessi segnato giochi che restano più che mai aperti. Io personalmente avrei detto. Oh, sta facendo qua. Lo so. Vuoi mangiare? No. Ok. Ma non mangio. Di Gennaro. Vediamo cosa inventa ora. Scambia col compagno. Si affidano alla circolazione di palla. No, vabbè, ma è impossibile. Vediamo cosa fa ora. Ha evitato un possibile gol. Dai, scatta, share. Ma no. E fatti fare fallo, porca. Da come sono lenti, oh. Intervento fondamentale dell'area di rigore. Oh, trattini meno. Buona rete ripassata. Dai, Pasa, facci vedere qualcosa. Oh, fuck. Hanno interrotto bene la circolazione di palla, recuperando il pallone per la difesa. Non è possibile. Siamo stati all'ultimo quarto d'ora. Bote, buon pallone filtrante, buona posizione. Nostra. In fallo laterale. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Giocata. Dai, oh, non ci credo. Intercettare il pallone. No, non è possibile. Può colpire da lì. Michel. Non è possibile. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Stadio la vera paura del pubblico. Palo, attenzione però, è ancora buona. Palla che rimane anche buona, la parata impresa da parte del portiere. Dobbiamo migliorare la difesa. Sono andati a un passo da chiuderla, un passo. Ma no, così. Una in più. La palla sarebbe entrata invece di terminare sui legni. Ottimi i suoi passaggi.
bravo qui a smarcarsi. Pallone invitante. Dai, chiudilo. Allora in gioco, attenzione. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Possesso palla interrotto. Un'altra buona giocata. Attenzione perché è pericoloso. Dai, oh. Tiro curato. Cioè non ci credo. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ma sì, è un'uscita di parecchio, Non è possibile. Non c'è più tempo. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Le condizioni meteo non hanno influenzato per tanto la partita, forse addirittura hanno fatto. Migliora la difesa. C'è una sua intervista, ma... Perché? Come si fa? Cri e basta. Cri e basta. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Questo risultato potrebbe incidere sulla morale della squadra. Il nostro morale è alto. La squadra polonese non è riuscita a pareggiare nella ripresa, come mai? Abbiamo giocato bene ma non è bastato. Credo che la bella prova in difesa di Fazio vi abbia impedito di fare il risultato. Un ottimo giocatore. È tutto, grazie. Va bene. Allora andiamo sulla difesa. Lianco e Barrison abbiamo centrali. Lianco e Barrison. Allora cambiamo tutti gli allenamenti. Asce rimane, però lo spostiamo. Allora mettiamo Trubin perché deve crescere. Poi Bobega rimane, Taccar tolto, Taccar tolto, Lianco, iniziamo con questo e vabbè, iniziamo a allenare Lianco, va. Appena il zoom si arriva a 60 lo cambiamo. Siamo ultimi, bene. Puoi capire adesso col Venezia. Il Venezia, ottavo. Puoi capire. Allora io devo capire se abbiamo un esterno sinistro puro. Ma puro no, non ce l'abbiamo. Terzino sinistro, no. C'è. Terzino sinistro. Attaccante COC, attaccante alla sinistra. Allora, però avevamo anche Zanon, può fare l'esterno sinistro, quindi Zanon, Collado si accomoda in panchina, Intriago va a giocare a sinistra, Bianco azione destro, Zunes azione sinistro, Acero torna in panchina, mettiamo Pasa, Collado è un terzino, però aspetta, anzi facciamo così, facciamo Pasa che magari poi riusciamo a venderlo. Sostituzione veloce, Collado, Bobega, facciamo riposare un turno Castrovilli, mettiamo
vicini mentre i due attaccanti. C'è anche basso di penetrazione sinistro. Vediamo 67. Intriago è, diciamo così, va Bassoli. Questo è un terzino destro, è giovane. Candela Gasperoni si può provare. Allora, facciamo così. Allora, questa partita qua, adesso la faccio prima della partita. Lari? No, non vengo, perché ho ancora... Sigaretta e accendino. Allora, col Venezia... No, no, quando fuori. Col Venezia mettiamo... Tanto peggio di così non può andare. Proviamo Trubin. Poi... Proviamo piede destro, piede sinistro. Monachello. Posso attaccare e Asce gli mettiamo Strizzolo. Poi lasciamo fuori un giro attaccare e mettiamo Gasperoni. Gasperoni piede sinistro. Anzi, facciamo fare un tempo a Gasperoni. Pasa. Ok, anche il portaciere accendino. No, ce l'ho solo. Se avete idee qua sotto scrivetele, eh? Cioè, se avete idee scrivetele qua sotto. Modulo che non passa mai di moda, Never Green Pierre, e che garantisce equilibrio in ogni zona del campo. Questo è l'11 titolare scelto dall'allenatore del Venezia, tecnico che ha scelto il 4-4-2, che sembra però di spiccata propensione offensiva. La differenza potrebbero farla oggi proprio i centrocampisti con i loro inserimenti da dietro, a sfruttare gli spazi creati dagli attaccanti. Allora, proviamo sta coppia d'attacco nuovo. Quali sono le tue considerazioni sulla squadra di casa? Un brutto avvio di stagione, Pierluigi dovrebbero occupare le posizioni di vertice e lottare per la promozione, ma finora Pasa. Almici. Bello. Bello Zunas, continua. Okay, insisti, bello Zunas. Ha avuto un coraggio qui l'attaccante. Vabbè. Se avesse centrato anche la porta adesso commenteremmo un gol eccezionale. Non importa. È difficile fare gol qui, provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Ciu ciu. Ah già, c'è Lollo. Di Mariano. Sopra il proprio marcatore. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Un bravo. Passano a condurre e i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia sicuramente la partita. Gli avversari ora saranno costretti a scoprirsi per cercare il pari. Nostro. Almici. Bello. Prendila. La spazza via.
ai Pasa. Preferiscono ragionare. Vediamo cosa fa ora Di Mariano. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Prova. Dai, che gol stupido. Che è cambiato, ora conducono per 2-0. C'è il tocco sulla fascia. No, io ho intercettato bene il passaggio. Palla molto quel gioco. Quel gioco. Attenzione, ecco il gol. Gioco fermo. Ah, è arrivata la segnalazione dell'assistente, posizione di offside. E non si può nemmeno parlare di gol annullato, visto che l'arbitro aveva già fischiato. Sembrava prima che l'azione proseguisse in rete. Almici. Dai, Pasa. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Ma che norma del vantaggio? Stai zitto. Grande recupero in area. Bravo qui a sbarcarsi. Di Mariano. Ma dai, oh. Questo non si è infuocato bene, Pier. Infuocato subito. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Dai, Zunas. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Di Mariano. Pallone profondo, pericoloso. Pallone imbildante. Cerca il secondo palo. Attento a quel portiere che dice di no. Perché non l'ha sbloccata? Regala la palla agli avversari. Posizione ideale. Attenzione perché è pericoloso. Avanza col pallone tra i piedi. Offside. Ma cosa? Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Boh. Dai. Ovviamente sei sulla traiettoria del passaggio. Schifo. Avanza palla al piede. Di Mariano. Guadagna metri, la mette lunga sul palo lontano. Spazzano senza problemi. Arbitro ha visto qualcosa che non va, dunque fischia il calcio di punizione. Amba. Lollo. Di Mariano recupera palla intercettando bene il pallone. Occhio all'avanzata. Prova. Senza problemi qui, segneranno certo con questi tiri. Vabbè, ma è giovane. Gasperoni. Perdono palla banalmente. Non lì magari. L'arbitro lascia correre. Almici. Pallone no. Mezzo. Vediamo cosa fa ora. Dai, oh. Con questa palla punta la porta. E il portiere ci arriva. Una parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Corner battuto corto. La mette in mezzo. C'è il rilancio lungo. Quarto uomo esibisce il tabellone. 2 minuti di recupero. C'è la norma del vantaggio. Attenzione al cross. Buona fin qui la sua prova, sicuramente tra i migliori in campo. Oggi è letteralmente. Occhio all'errore del portiere.
Vediamo cosa inventa ora. Lo supera benissimo. Ecco il gol. Che schifo. Se prima era dura, recuperare il vantaggio, ora sembra una missione impossibile. Difficile trovare le motivazioni in giornate come queste. Partita che sembra già decisa, siamo ancora nel primo tempo. Arriva il pizzico finale dell'arbitro. Proviamo quel 3-5-2, Gasperoni va qua. Almici, è un terzino destro e non ci serve. Castrovillari è un COC, quindi va bene lì. Pobega qua. Zanon. Sì. Ozus qua, Barison centrale, Lianco centrale e basso lì, difensore centrale sinistro, perfetto. Sì, rimaniamo così.
Eccoci qua, finiamo. Proviamo la nuova formazione. Inizia la ripresa. Vediamo un po'. Ha senso unico come primo tempo. Ciuciu. E l'arbitro lascia giocare. Sì, accorge il suo vantaggio. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Dai, scatta però. Il pubblico non ci sta. Eh no, non è contento dell'atteggiamento della squadra. Stanno giocando con la cattiveria giusta per recuperare lo svantaggio. Avversari che possono far girare la palla indisturbati. Buon possesso palla, cercando spazio. Ah. Allontana bene il difensore. Ha offerto una prova eccezionale in questi primi 45 minuti. Vedremo se sarà in grado di reggere gli stessi ritmi anche nel secondo tempo. C'è anche la sua firma sul momentaneo vantaggio della sua squadra dopo i primi 45. Doppietta per lui e potrebbe non fermarsi qui. Ha sferrato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione, qui mancando solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Viene abolito dunque per il precedente fallo prima del vantaggio, no? Dai, oh. Non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco per l'arbitro intervenuto. Un'altra buona giocata. Grande recupero in area. Era ora. Te abbiamo subiti solo 4, non è che così, così questo può colpire da lì. Buona lettura sul cross. Ma no, lì c'era qualche dubbio sull'esito positivo della trattativa, ma alla fine sono riusciti a trovare l'accordo sia con il giocatore. Tieni sta palla, Zanon, tieni sta palla. Cercato, voluto, trovato per rinforzare la bravo settore che evidentemente andava puntellato. Quasi. Sostituzione in vista. Chi è lì? Ma perché è lì? Il difensore nel recupero. Meno male che c'è Zanon. No, l'altro era. Riconquista il possesso di palla. Dai, chiudilo. Cremonesi, Lollo, Di Mariani. Ottimi i suoi passaggi oggi. Tengono saldamente in mano il possesso palla, limitandosi a farlo girare. Dai, però non puoi fischiare fallo. Il secondo giallo. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Buono l'anticipo del difensore. Ma magari secondo giallo. Così magari si svegliano un po'. Perdono palla banalmente. Azione pericolosa. Dai, vabbè, che cazzo è il Barcellona? Palla ancora lì. Oh, però a campo a disposizione. Non vincono un rimpallo. Pallone invitante. Buono l'intercetto della difesa. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Sì. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Posizione buona per il cross. Vediamo cosa inventa ora. Lo vede. Può far male da lì. Cerca il secondo palo. Mamma mia. Davvero questione di centimetri. Tutti a vuoto. Palla nuovamente in possesso. Ma Zanon, devi scattare. Lianco. I tifosi di casa sembrano ammutoliti di fronte alla prestazione degli avversari. Sì, Pier, sono stati inferiori in ogni zona del campo. Non sono riusciti a... Dai, e picchialo, sei più grosso. Madonna, ti spacco la gambetta. Può ricevere la posizione interessante. Il portiere è in presa sicura. Dai, io picchialo. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Proviamo a salire un po'. Meno far finta per i tifosi, non so. Dai, telefono! Gran palla. Dai! No, non ci credo! Campo pericoloso.
Oh, oh, ma vaffa. Che qui ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Un intervento decisivo, ha evitato un gol sicuro. Gol solo rimandato, determinante la deviazione dei legni, fortunato il portiere. Pallone profondo, pericoloso. Bravo qui a sbancarsi. Avanza col pallone tra i piedi. Può colpire da lì. Bravi qui a bloccare tutto. Vado a bordo campo, allora da Matteo Barzaghi per sapere a questo punto quanto manca alla fine. 60 secondi al 90esimo, Pier, ultimo giro di lancetto. Dai, almeno un gol. Per ora può bastare, grazie ovviamente. Dai. Dai, che bello non ti partia. Ecco il tramice fischio che mette fine al match. Cavolo dico in conferenza stampa. Grazie mister, un piacere averla ai nostri microfoni. Tutta colpa mia. Ah, sono contenti, eh. Merda. Ho meritato di vincere. Non essere riusciti a ragionare il fior di lino, crede che vi abbia impedito di fare il risultato? Minchia, da 73, da 80 sono sceso a 73. Vabbè, la prossima è... Okay, facciamo la conferenza stampa, va? Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare? Pensa di rimettere le cose a posto con la rosa che ha a disposizione? Certo. Cosa si aspetta da questa sfida? Possiamo vincere oggi. Come affronterete la prossima partita? Dobbiamo pensare a giocare bene. Dobbiamo pensare a giocare bene. Quindi bisogna anche cambiare modulo. Il suo modulo non mi piace più. 4-3-1-2, 4-5 offensivo, no. 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 No, anche se così no. No. C'è attaccato Ozunas, Obega, Pasa, Zanon, Almici, esce. Ah, Ozunas, Almici, Castrovilli, Almici. Ma in panchina mette questo. Boh, lasciamo così. Poi vediamo se è più tardi o che. Magari stasera più tardi ci ricolleghiamo. Ciao a tutti, scrivetemi consigli qua sotto nella descrizione. Ciao.